Eccoci, benvenuti, questo è lo spazio di tutti i figli di Campanaro, sono Giovanni Mafrici, in collegamento dovremmo avere il presidente della Viola Reggio Calabria, Giusva Branca, buongiorno. Ci sono Gianni, buon pomeriggio. Tutti. Allora, devi sapere che mi sono liquidato tutti e tre, sono rimasto da solo. Ah sì, ti hanno rimasto solo? Come sì, sì, esattamente, sono scappati e ti salutano, avremo modo di sentirci più avanti. Fondamentalmente io volevo sapere, ma questo film documentario è così realmente emozionante? Sì, ne parlavo, sono appena rientrato a casa, ne parlavo adesso in famiglia raccontando un po' quello che è successo ieri. Lo è perché ha un impatto molto forte, parte, diciamo c'è un'opera magistrale di Enrico Ventrici, magistrale che è il regista, parte è fortemente nostalgico e sfocia nella, diciamo quasi nella tragedia, adesso usando le parole giuste, magari esagerato, ma ci siamo vicini nel dramma, comunque nel dramma familiare Gianni Scambia legato alle, a tutte le vicissitudini che ben conosciamo, il tutto ovviamente nel, secondo il percorso della, della Viola, anche nel campo sostanzialmente, però sì, è fortemente emozionante e emotivamente coinvolgente. Da giornalista, come hai visto i volti dei parenti della famiglia Scambia e anche di Raffaele Monastero? Ti dico, non è stato un momento, è stato molto difficile. Cioè, te ne dico una, perché dirti, raccontarti i volti dei, dei figli di Gianni Scambia sarebbe fin troppo facile, anche quello di Raffaele Monastero. Ti dico che Sandro Santoro, che comunque è il protagonista assolutamente positivo, no? Con la mia macchina, tra parentesi. Sì, sì, esattamente. Protagonista della Viola e quindi anche del film. Sandro Santoro, che era seduto due poltrone accanto a me, per tutto il tempo è rimasto muto. Molto compreso, quasi accigliato, alla fine si è alzato, non ha detto una parola, ci ha salutato e se n'è andato, cioè, proprio travolto anche lui dalla forte emotività del, del prodotto. Quindi, siccome prima o poi il Reggio riusciremo a farlo, tra l'altro nella versione anche più lunga, perché questa è la versione coprodotta Rai Cinema, quindi quella televisiva di 60 minuti, poi ce ne sarà una di 75 minuti cinematografica, ma il Reggio vedrete, perché veramente serviranno i secchi per le lacrime. Tutti gli sportivi sono curiosissimi, ma ce la faremo per Natale per vedere questo documentario? Guarda, te lo dico molto sinceramente, non c'è niente di segreto, voi sapete che quando ci sono diritti e contro diritti, che tra l'altro fanno capo alla Rai, ci sono una serie di pastrocchi legati a clausole. Adesso stiamo vedendo se riusciamo in qualche maniera a trovare un canale di colloquio con la Rai, far capire loro che comunque si tratterebbe di una proiezione ovviamente naturalmente a titolo gratuito, senza scopo di lucro, una cosa sociale per la città. Vediamo, l'idea mia, e questo è un pensiero mio, un regalo che vorrei fare a tutti i nostri tifosi di tutta la città, è pensare di fare qualcosa di pubblico tra Natale e Capodanno, ma ripeto, il prodotto c'è. Cioè, adesso c'è, l'abbiamo visto, ci sei anche tu peraltro Gianni. Fantastico, sono uscito bene. Sì, sì, molto bene. Adesso dobbiamo sbrogliare le pastoie burocratiche e contrattuali, che come sempre quando si ha a che fare con elefanti come la Rai non conoscono tempistiche bibliche. Io sottolineo i complimenti per Enrico Ventrice, che è stato realmente maniacale nel suo lavoro e noi ne sappiamo qualcosa. Ti volevo chiedere una cosa importante. Allora, condivido il discorso tra Natale e Capodanno, anche perché in quella settimana si raggruppano tutti i regini fuori sede e potrebbe essere un modo realmente incredibile. C'è anche una partita in casa della Viola, sì, contro Barcellona, quindi potrebbe essere una settimana di riaggregazione, ecco, di spettacolo puro targato, sì, nero arancio, sì. Ti volevo chiedere qual è il frame più bello del film documentario che porterai sempre con te? E come faccio? Come faccio a risponderti? Non ti so rispondere. Ti dico una cosa però, la piena soddisfazione, quasi, ecco, felicità, se lo vogliamo circoscrivere, sai, la felicità è un attimo, si dice, no? Ecco, in questo senso deriva dal, semplicemente da un aspetto,
quando ho scritto il libro, l'ho scritto soltanto con un'esigenza di tipo personale, cioè per consegnare alla storia questa storia, per cristallizzarla. Quando Enrico iniziò a parlare con me le prime volte, io avevo un dubbio che fosse complicato che lui, tra l'altro non reggino, per quanto calabrese esoverato, cogliesse appieno l'anima della viola, di questo per dire di quella viola, poi l'anima è sempre la stessa in realtà della viola, ed è stato bravissimo lui, quindi un frame non te lo so dire, però tutto il film è impregnato di valori forti, è impregnato di cose che non c'è un'immagine, non c'è una scena che scivoli via. Ti posso dire, le scene più banali ovviamente sono quelle legate al campo, ma che a distanza di 20 anni e più, Dean Garrett, quindi una persona americana, quindi anche volendo distaccare da queste cose, ti segnali come un qualcosa di ingiusto e di legato forse ad altre dinamiche, la partita di Treviso, se vogliamo legare restare alla parte più banale, quella del campo, quello è tanto. Poi per carità, le vicende personali dell'ingegnere Scambia, o anche ad esempio il racconto di Peppe Menito dei primi anni di questa città che provava a rialzarsi attorno alla viola e che si raccoglieva attorno alla squadra, così come c'era questo passaggio attorno alla festa della patrona della Madonna della Consolazione con immagini d'epoca, che sono tantissime dimensioni, tra cui tra le altre cose uno straordinario Mimmo Martino che, come sappiamo, non è andato via, non c'è più, ed è morto nelle more delle fasi di montaggio del film. Ce ne sono tanti spunti di grandissima emozione.